Buongiorno, come va? Qua tutto bene? Niente, ho fatto la solita colazione. Stavo pensando che da lunedì quasi quasi vi faccio direttamente i diari. Facciamo una settimana intensa solo di diari, magari, ovviamente sempre a vlog, però mi concentro di più sull'alimentazione, sulla grammatura, quelle cose là. Quindi oggi andiamo a fare la spesa insieme, vi faccio vedere cosa compro per la dieta. Anzi, ora mi faccio la lista perché ci sono tante cose da comprare. E così la seguiamo bene bene, perché questa settimana l'ho seguita, però a volte mi mancavano gli alimenti e quindi dovevo fare le alternative. È un po' un casino, sinceramente, perché ci sono delle cose specifiche che bisogna comprare. Quindi devo assolutamente farmi una spesa specifica per questa dieta. E niente, ora mi vado a fare la lista e poi vi faccio vedere. Ragazze, chiamatemi antica, ma io ho bisogno della lista scritta a mano, non mi trovo con quella sul cellulare. Vabbè, comunque più o meno queste sono le cose che ci servono durante la settimana, con qualche doppione, nel senso che per dire il formaggio spalmabile un paio di volte, oppure la mozzarella proteica un paio di volte, cioè in base poi alle combinazioni che vogliamo fare ci servono gli ingredienti. Quindi ho messo intanto quelli lì per la colazione perché i cereali li ho quasi finiti, quindi voglio prendere un altro pacco. Poi la frutta secca, la pasta e i cereali che ancora non ho trovato da nessuna parte, la vorrei comprare. La mozzarella proteica, la stessa cosa, ancora non la riesco a trovare. Crudo pomodori, petto di pollo o lonza. Poi cioccolato fondente o proteico perché quello l'ho quasi finito. Pasta fresca e il cacio. Pollo a dadini, quello dell'Eurospin, ancora non l'ho trovato perché non ce l'avevano. Quindi questa settimana mi sono dovuta adattare con, per esempio, mozzarella invece della proteica, ho preso quella light per dire, perché non riesco a trovare i prodotti e ho girato tutti i supermercati. Speriamo che oggi sono più fortunata. Quindi poi formaggio spalmabile, quello della Milk, poi le uova, cotto, spinaci, friselle, pesto, poi vitellino, girello, perché c'è un giorno in cui abbiamo questo tipo di carne, vediamo se lo trovo, piselli, fagiolini, bruschette, con di riso, light berni e insalata. Questo specifico proprio ancora non l'ho trovato. E questo, più o meno queste sono le cose da acquistare per la mia settimana prossima. Situazione attuale, Brando? Abbiamo fatto un po' di spesa, adesso noi stiamo salendo e Antonio è andato con Emma a prendere il resto. Ora ci tocca sistemare la spesa. Ce la faremo? Vieni, amore. Via, a casa. Allora, ragazzi, ecco qua. Abbiamo preso le patatine da portare stasera, così non le compro lì che dobbiamo andare gonfiabili. Mi sono preso il cotto, questo qui, i pomodori, perché mangio spesso pomodori. Poi per il mio giorno libero, però ovviamente resto sempre, cerco di rimanere sempre a dieta, mi sono presa queste qui, le pannocchie che le desideravo tantissimo, me le farò arrostite. Poi il pane, vabbè, questo Antonio, e poi il formaggio grattugiato. Questa si è rotta. Ehi, scendi subito! Queste per i bambini, per la colazione. Questa settimana hanno mangiato tipo yogurt e plum cake, ma per cambiare. Poi mi sono preso un mix, questo qui bellezza. Poi la pasta fresca, ho detto così, quando ce l'ho poi il resto la consumo per loro, per non sprecare. Le lenticchie che dovrò fare a pranzo a loro. Poi mi sono preso un altro energy mix. Le friselle, mi sono presa queste qua integrali stavolta per cambiare, perché l'altra volta ho preso quelle... Avevo quelle cereali, ho consumato quelle. Il caffè che l'avevo finito. Una polpa. Una pastina. Brando, che c'è, amore? Poi mi sono presa un po' di carne da congelare perché ho la carne 2 volte a settimana, se non erro. E mi sono presa questa qui. Questa mi sa è il girello. Poi la mozzarella, non riesco a trovare quella proteica, sto arrangiando così. Mi sono presa un formaggio spalmabile protein, ma di questa marca perché quello che mi ha indicato lui non lo trovo, nonostante sono andata alla Sisa, alla Cona, a tutti i supermercati anche che vendono cose di marca. È un periodo un po' no per la spesa, perché non si trova molto. Poi mi sono presa uno di cioccolato fondente, nel frattempo che riapre il negozio dove acquisto quella proteica, e mi sono presa questo per la sera per mangiare un cubettino. Poi mi sono presa il petto di pollo a quantità industriale perché ce l'ho più volte a settimana, la lonza, adesso mi congelo tutto, uno di crudo,
questo è buono. Poi mi sono presa questo qui da bere, sempre proteico al cacao, che è buonissimo, l'ho testato e non mi fa male allo stomaco e nemmeno la tachicardia, mentre come vi ho detto ieri alcune cose proteiche mi fanno venire tachicardia. Questo qua no, è molto leggero ed è buonissimo. Poi uno di fazzoletti imbevuti, un pacco di biscotti per i bambini che a volte me li porto anche al mare per sgranocchiare qualcosina insieme alle cose salate. Allora raga, mi è venuta voglia di crema al caffè. Ho trovato sta ricettina col caffè solubile, perché c'è il caffè solubile in casa. 15 grammi di caffè solubile, 100 ml di latte, 100 grammi di zucchero. Anche se fosse 100 grammi di zucchero sono un po' assai, quindi magari ne metto, non so, un po' di meno, che dite? Se no devo fare, faccio la ricetta normale, vediamo. Se eventualmente viene troppo dolce, domani tipo se lo rifaccio ne metto 80. Perché io comunque almeno una volta al giorno mi sto prendendo il ginseng o la crema al caffè, anche facendo la dieta. Mi sto concedendo sta cosa, perché senza caffè è impossibile. Poi d'estate non puoi mangiare gelati, non puoi fare... Almeno se questo viene buono, anche come gelato secondo me è ottimo. Ovviamente dobbiamo poi andare a diminuire lo zucchero, quindi magari oggi faccio la ricetta base, domani metto 80, 70 fino ad arrivare magari a 20 grammi. Se vedo che è dolce, meno zucchero assumiamo meglio, perché calcolate che quella che prendiamo al bar, le creme di caffè sono strapiene di zucchero, quindi... Comunque sto dicendo, devo andare a mettere il latte nel congelatore, che deve diventare un po' più freddo. Emma, mia figlia, no, che ci tiene oggi? Quindi mo faccio 100 ml, lo vado a mettere un attimo nel congelatore, un 5-10 minuti e proseguiamo. Nel frattempo ho messo un po' il latte dentro al congelatore, 15 grammi di caffè solubile. Andiamo a misurare. Ok. Eccolo qua, questo qua ho preso io. E 100 grammi di zucchero. Ecco qua. Però secondo me assai, ma ne metto 80, raga, che mi sembra poco assai, 100, ecco qua, 80 raga, che mi sembra assai, capito, per cioè poi dentro tutto zucchero, ma ne metto 80, poi la prossima magari diminuisco ancora di più se vedo che è dolce. Ok raga, vediamo, metto il latte, vediamo se questo esperimento sarà un fallimento o funzionerà. Io continuo e vi aggiorno fra un po'. Ragazzi, che dite? Sembra buono, sembra. Allora, andiamo ad assaporare. Assaggia. Ciao. Buonissimo. Non ti piace? È cremoso. Bene, è solo cremoso. Ma sembra la colla. No, è che secondo me tipo là il caffè si sente troppo. Ma non ti la faccio memoria. Com'è? Ma io ne ho fatta assai, questo è da consumare. Papà, fa schifo? Sì. Pure mia mamma fa schifo. Non si dice. Almeno fa niente. Però sono d'accordo. Caffè, se devo farlo col caffè, mamma mia, che la signorina ha detto 15 grammi di caffè. Due ne hai messo. Troppo caffè si sente. Ecco, lo riscolerò un po'. Esperimento fallito, ritentiamo domani, perché questa ricetta non va bene, non mi piace. Ole! Oppla! Piano piano, amore! Piano piano, amore! Ole! Vai, vai, ti aspetto qua! Buongiorno, buongiorno!
Dove stiamo andando? Nanna? Oggi è sabato. Weekend. Allora ragazzi, ecco qua. Sono andata a comprarmi due vestitini. Uno per stasera e uno per domani, che dobbiamo uscire per due sere. E ho pagato pochissimo dal cinese. E mi sono preso un reggiseno. Poi vabbè, i vestitini vi faccio vedere direttamente stasera e domani. Volevo farvi un discorso serio per l'ultimissima volta, e poi non apro più questo argomento perché mi sono rotta veramente. Sono stanca di passare per mantenuta, perché non è la realtà, ciò che vedete non è la realtà, cioè no, ciò che vedete, ciò che pensate. E anche Antonio si è rotto di questa situazione, di leggere determinate cavolate, non posso dire parolacce perché in questo contesto ce ne sarebbero da dire di parolacce. Siete delle persone squallide e senza cervello, fatevelo dire, mo sono stanca, mi sono rotta veramente e adesso le cose le devo dire, perché io sto zitta, sono educata, sono buona, ma fino a un certo punto. Sono stanca di passare per quella che non sono, per quella che si diverte senza i figli, perché i miei figli vengono sempre con me, sempre, pure la sera di Ferragosto, pure la sera prima, sempre con me, e tutte le serate vengono fatte in base ai miei figli. Quella sera dove avete scritto che mi stavo godendo la mia serata con le amiche senza i bambini, era una serata per bambini, quindi siete proprio senza cervello, non avete proprio, non lo so, veramente, io non so come giudicarvi, come interpretarvi. Ma veramente, per arrivare a dire questo, io vuol dire che sto proprio nera nera. Cioè, perché non si può giudicare la vita di una persona solo attraverso dei video. Tra l'altro vi faccio vedere sempre cose belle, vi racconto di me, vi parlo di cose, cioè vi faccio vedere i miei figli, sempre cose veramente positive. Cerco di darvi anche spunto per fare qualcosa di bello nella vita. E dite solo cattiverie e cavolate. Ovviamente sto parlando con un piccolo pubblico, per fortuna piccolissimo pubblico, perché la maggior parte mi stimate, mi date dei consigli. Scusate, cioè a me non piace dover offendere le persone o dire determinate cose, però si arriva a superare il limite e mi dà un fastidio assurdo, perché io non sono la mantenuta di nessuno. Qua condividiamo spese, condividiamo tutto, condividiamo cose da fare, si condividono le cose da fare con i figli, con la spesa, ci occupiamo insieme di tutto, quindi non capisco perché si devono dire certe cose, che io sono mantenuta, non ho voglia di lavorare, che non sono l'unica ad avere un figlio disabile. Voi, cioè, siete solo delle invidiose represse, questa è la realtà, perché vi dà fastidio vedere una persona felice, perché nel momento in cui una persona piange nei video vi fa pena, nel momento in cui una persona è felice, ve lo dimostra, vi dà fastidio, la felicità degli altri vi dà fastidio. Ecco perché va tutto a rotoli, ecco perché le generazioni nuove sono quello che sono delle generazioni già rovinate grazie a dei personaggi così, perché non gli date nulla, non gli date dei valori, non gli date educazione, non gli date nulla, e questa è la realtà. Quindi comunque io, questo è un discorso chiuso, non me ne fregherà più nulla, potete chiamarmi come volete, tanto quei messaggi offensivi verranno eliminati, i messaggi, diciamo, di solo offensivi, perché quelli là di critica io li metto tranquillamente, non è un problema, perché tanto io so quello che sono la donna che sono una donna con le palle, una donna che va avanti, che cerca di guadagnare in modo onesto, che si fa quello lì a quattro ogni santo giorno, sto 24 ore su 24 dietro ai miei figli. Tutto ruota intorno ai miei figli, ogni volta che vado anche a divertirmi i miei figli sono sempre sempre con me, non li lascio a nessuno. E è capitato l'anno scorso che li lasciò a mia madre per fare qualche serata, ma finiva là, comunque stavano con i nonni, ma quest'anno veramente i bambini stanno sempre con me, quindi anche quando faccio le serate mi vedete che ballo, i bambini sono con me, quindi non sono in mano degli estranei e tantomeno li abbandono per andarmi a divertire, non lo farei mai, perché altrimenti non li mettevo al mondo dei figli, non sono una di quelle mamme che sbolognano i figli a destra e a sinistra, ok? Quindi potete parlare quanto volete, ma non me ne frega niente, siete solo delle persone cattive e frustrate e avete una vita veramente piccola così, quindi fatevi curare il cervello. Allora, noi stiamo andando, siamo pronti. Emma, saluta. Eccola. Ho messo questo qua nero, poi ve lo faccio vedere meglio magari. Peraltro era con la gonna leopardata, però era lungo, magari lo metto domani quello. Ed eccomi qua a scatenarmi anche questa sera. Abbiamo passato una bellissima serata in compagnia, e anche i bimbi si sono divertiti perché c'era comunque molto spazio, c'erano anche qualche gioco per loro.
E niente, abbiamo mangiato una pizza e poi abbiamo ballato tutta la serata. Io con questo vi saluto e vi aspetto domani con un nuovo video. Continuate a seguirci, continuate a seguire le nostre avventure. Un bacio.